innamorarsi della vallata del Brenta. È difficile non innamorarsi del fiume Brenta. Una valle situata in Veneto, tra la provincia di Vicenza e quella di Trento, a ridosso della città di Bassano del Grappa. Adagiata com'è tra due maestose corone di montagne, il massiccio del Grappa e l'altopiano di Asiago, e solcata dalle vivacissime acque del Brenta, offre scenari paesaggistici di rara bellezza. Dietro ogni ansa del fiume, uno sfondo sempre diverso, nuovi colori, nuove atmosfere. Dietro ogni curva della strada, piccoli paesi ai piedi della montagna. I monti si racchiudono a guscio e poi inaspettatamente si riaprono per mostrare sconfinati panorami. I boschi, gli antichi sentieri, i torrenti, i piccoli laghetti, la montagna celano scorci naturali meravigliosi. Una vera perla, una culla verde solcata dal luminoso nastro d'argento del fiume. Si tratta di una valle scavata dai ghiacci, modellata dalle alluvioni e tenuta in piedi sasso su sasso, terrazzo su terrazzo, che non può che ospitare persone esigenti di volontà e di sostanza. Una valle di mezzo, asse di comunicazione tra sud e nord, penisola ed Europa, e tra il sotto e il sopra, pianura e montagna, che presenta altri aspetti di confinanza come quello tra acqua e terra o tra fuori e dentro la terra. I punti di contatto tra elementi così estremi e che per di più si toccano senza mediazione potrebbero apparire esplosivi, creare inquietudine, e invece i valligiani vi hanno preso tale confidenza che, più o meno consapevolmente, non solo ci hanno costruito sopra la vita, ma hanno anche imparato ad apprezzarne il valore. Una vallata tutta da assaporare, una bellissima donna dalle mille risorse che a Malia via via la si conosce. Proprio per conoscere la Val Brenta e il suo fiume, l'antico Medoaco, sono numerose e assai varie le attività proposte attraverso il gioco, l'avventura, la scoperta. Sia che si tratti di proposte rivolte al mondo della scuola o ai gruppi didattici o a centri estivi, a tutti coloro insomma che desiderano imparare in maniera gioiosa a conoscere il fiume, il suo territorio, le sue bellezze naturali, sia che si tratti di attività sportive dove ciascuno misura se stesso immerso nell'elemento naturale. Proprio per vivere il fiume entrando in un fantastico mondo fatto di divertimento, di crescita e di sicurezza. Attività didattiche e attività sportive, ciascuna di esse, una giusta combinazione di esse, offre esperienze indimenticabili a tutti coloro che amano la natura e lo sport. E sono tante le opportunità e le proposte per vivere davvero il Brenta, per vivere il fiume. Il battello è il modo più affascinante e rilassante per esplorare il corso d'acqua e immergersi nell'atmosfera silenziosa della natura. Con la guida si condividono emozioni uniche alla scoperta di angoli altrimenti irraggiungibili, ma soprattutto si è attori di un'esperienza indimenticabile. Flora, fauna, affluenti, insenature, isolotti, tutte meraviglie che si aprono ai protagonisti di questa escursione fluviale. Un'opportunità offerta a tutti, dai più piccoli per i primi approcci all'acqua e al fiume, molto apprezzata anche dai più grandi che si riscoprono ancora pieni di entusiasmo. Di grande impatto le escursioni negli angoli più nascosti del fiume, si chiama river trekking. Accompagnati dalle guide si svolge nelle parti più ardite del fiume e dei suoi affluenti, costringendo a lasciarsi trascinare dalla corrente, a tuffarsi in pozze di smeraldo, a scivolare tra i muschi e le rocce per incontrare i luoghi incantati e segreti della natura. Si incontrano specchi d'acqua che paiono emergere dal nulla, piscine naturali che ammaliano come sirene e invitano a tuffarsi. È un modo per vivere il fiume senza mediazione, che permette anzi costringe ad acquisire un grado elevatissimo di confidenza con l'elemento naturale. In Val Brenta, la presenza di numerose grotte sommerse offre la possibilità di compiere interessanti esplorazioni speleo-subacquee,
Partendo da sud, in territorio di Solania, la risorgiva carsica dei Fontanazzi è meta di appassionati e permette loro di inoltrarsi in una zona unica nel suo genere. Proseguendo verso nord ed entrando in comune di Valstagna, il sistema ipogeo delle grotte di Oliero rappresenta il fenomeno carsico più importante dell'intera vallata, seguito dal complesso mondo delle grotte del Subiolo, situate pochi chilometri più a nord, cui si riferiscono queste immagini. Tra le offerte del panorama sportivo fluviale, il rafting. 10 km di fiume a bordo di un gommone, sperimentando tutte le bizzarrie che l'acqua inventa lungo il suo scorrere a valle. Un'emozione continua, da condividere con i compagni di pagaia, lungo i salti e le rapide spumeggianti. E sul gommone ognuno è il protagonista dell'avventura. Ogni partecipante è dotato della completa attrezzatura, muta in neoprene, giacca d'acqua, caschetto, salvagente e pagaia, per essere coinvolto in sicurezza in questa avventura. La difficoltà è media. Durante la discesa si possono compiere importanti osservazioni su alcuni caratteristici elementi morfologici e dinamici dell'ambiente fluviale. Ci si ferma, si gusta per qualche momento la quiete del fiume, un momento di stasi in cui si è immersi completamente nella natura, tra le montagne che si innalzano tutt'attorno e il verde carico, cangiante e intenso attraverso il quale si adagia morbido il Brenta. C'è allora il tempo per meditare, per osservare ciò che sta intorno, l'immensità che circonda, scoprire flora e fauna tipiche dell'ambiente fluviale, cullati dalle acque. E poi rituffarsi tra le bizze del fiume, rapide salti, schiuma e spruzzi gelidi. E quando si giunge al termine dell'avventura, stanchi ma entusiasti, si troverebbe ancora la forza per ripartire e riprendere la navigazione. I più temerari possono cimentarsi con l'idrospeed. Si discende il fiume completamente immersi nelle onde, provvisti di bob d'acqua, muta, casco e pinne. È un modo personale e totale di vivere avventurosamente il fiume, seguiti ovviamente da un istruttore che insegna a utilizzare l'originale tavola galleggiante. Oppure l'hot dog in due sopra una canoa pneumatica. Si condivide con la compagna o il compagno prescelto l'emozione di un'eroica discesa, senza il bisogno di una specifica esperienza canoistica. Infatti l'hot dog si avvicina molto nella forma a quella di una canoa, ma essendo realizzato con lo stesso materiale dei gommoni, sopporta tranquillamente, senza subire danneggiamenti e eventuali scontri con i numerosissimi massi che si incontrano qua e là lungo il fiume, dando l'ebbrezza di vivere un'avventura sensazionale. E parlando di canoa, la scuola canoa di Valstagna è considerata uno tra i più prestigiosi centri di sport fluviali del mondo. L'attività si svolge tutto l'anno e prevede diversi livelli di formazione e progressione didattica, dalle tecniche necessarie alla discesa di un facile tratto di fiume, alla capacità di affrontare le situazioni più impegnative ed entusiasmanti. La scuola opera sotto la direzione dei maestri di canoa fluviale abilitati dalla Federazione Italiana Canoa Kayak e istruttori di rafting e idrospeed. Parlare di Val Brenta significa però parlare anche delle grotte di Oliero, un macroscopico e straordinario fenomeno carsico legato alle sorgenti dell'Oliero, il secondo fiume più corto d'Europa. Tale sistema, visitabile dal pubblico, è composto da 4 grotte. Queste, nella tradizione, sono chiamate Covol dei Assassini, Covol delle Soree, Covol dei Veci e Covol dei Siori. La prima grotta è situata a 35 metri sopra il torrente. Il ritrovamento di alcuni utensili e le tracce di fortificazione, che ancora si possono osservare, hanno alimentato la leggenda che in epoca medievale qui si nascondessero dei banditi assoldati da Izzelino da Romano, padrone nel passato di queste terre. La seconda è stata dedicata dal naturalista Alberto Parolini alle due figlie Elisa e Antonietta.
Dalla terza e dalla quarta, poste più in basso, sgorga l'Oliero. La terza appare come la più esotica e misteriosa, inaccessibile, com'è dallo specchio d'acqua antistante. La quarta è quella visitabile, scoperta da Parolini nel 1822. È anche detta Grotta Parolini, la più affascinante e profonda, meta turistica, scientifica e sportiva. Insomma, un fiume, il Brenta, che offre tanti, tantissimi spunti per una vacanza all'insegna del divertimento e del benessere, alla scoperta delle bellezze di una natura unica, alla scoperta della Val Brenta.